L'obiettivo è riuscire a vincere queste elezioni. Ragioneremo in maniera tale da poter realizzare questo obiettivo in termini concreti, nella consapevolezza che dobbiamo riuscire a garantire la discontinuità e che per riuscirci dobbiamo essere la maggioranza. C'è un grosso rischio di astensionismo. C'è un profondissimo rischio di astensionismo, c'è anche un rischio di un voto che senza identificarsi in un partito esclusivo, in un movimento esclusivo, abbia un contenuto di protesta molto significativo. Oggi sappiamo che alcuni partiti, oggi lo sappiamo già da un po' di tempo, alcuni partiti hanno posto in essere un percorso di rinnovamento concreto per far fronte alla crisi di credibilità che tutti gli elementi, tutti i dati disponibili rappresentano attingere oggi il mondo dei partiti. Quei partiti che hanno iniziato il processo di rinnovamento sono i partiti del centro-sinistra. Una differenza sostanziale col centrodestra e con l'era Formigoni, la sua quale cos'è che ha detto non farò mai questa cosa? Beh, quando parlo di reale competitività, quando dico che non è l'appartenenza a un clan, a un partito, a un movimento a rappresentare il vincolo nell'esecuzione dell'attività pubblicistica, penso di dire qualcosa di molto diverso da ciò che ci è stato rappresentato invece per il passato. Ambrosoli, se diventerà governatore della Lombardia, si troverà a governare, scusi, insomma, la ripetizione, però una regione comunque che con tutte le pecche che ha avuto Formigoni è la regione più importante d'Italia, insomma, un bel impegno, una bella responsabilità. Un bell'impegno anche perché penso che da tanti indicatori la Regione Lombardia abbia perso il ruolo di regione più importante d'Italia. Ma non voglio ragionare solo in termini d'Italia, noi dobbiamo pensare che la Regione Lombardia si relaziona con un'Europa, si relaziona ovviamente anche con altre realtà del mondo, ma la competizione, la possibilità di affermare un primato è in relazione alle regioni europee. Dobbiamo essere ambiziosi anche nel pensare ad un'Europa che sia veramente un punto di riferimento e che sia il nostro modo di intendere il futuro. C'è il significato del cambiamento, avvocato. Lei ha parlato anche del rapporto fra il potere esecutivo e legislativo, quindi pensa proprio anche ad una revisione dell'istituzione regione? Penso che sia necessario riflettere sul fatto che le regioni, per come oggi sono costituite e per quelli che sono i rapporti fra le regioni e lo Stato e fra le regioni e gli enti locali, siano o meno in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini nella maniera migliore. E da questo punto di vista, ho la sensazione che ci sia bisogno di un lavoro molto profondo. Del suo impegno politico c'è un occhio di riguardo alla lotta alla mafia, lo diceva anche prima, insomma, e lei ha chiesto l'appoggio anche del giudice Caselli? Io ho detto che Caselli è una delle intelligenze ed esperienze che mi piacerebbe potessero un domani essere al servizio della Regione Lombardia, che sta vivendo un'emergenza mafia. Se noi guardiamo i dati anche solo sul reimpiego del denaro di provenienza illecita, ci rendiamo conto che le caratteristiche di questo fenomeno nella nostra regione sono molto diverse da quelle delle altre regioni italiane. E oggi le infiltrazioni mafiose si sono insinuate nel tessuto produttivo con una incidenza estremamente pericolosa in termini di possibilità di garantire sviluppo, perché ricordiamoci bene che non esiste realtà mafiosa capace di produrre sviluppo del territorio. E ovviamente questo si aggiunge ai devastanti problemi che pone in termini di rispetto dei diritti dei cittadini. Quali sono i finanziamenti che la Regione ha dato negli ultimi 10 anni a chi iscrive i figli alle scuole cattoliche private? Come ho detto prima, ritengo che sia assolutamente necessario realizzare un'attività di valutazione dell'utilizzo dei denari spesi dalla Regione Lombardia per offrire i servizi ai cittadini. È ovvio che nel momento in cui il risultato di questa valutazione fosse negativo, bisogna ripensare molto profondamente a tanti istituti. Ecco, Albertini o Maroni, c'è qualcuno che lei teme in modo particolare o per lei sono due avversari, uno uguale all'altro? Sono due avversari che con relative differenze rappresentano, non tanto per loro come persone, ma rappresentano la piena continuità con quello che è stato il governo della Regione Lombardia in questi anni. Quindi non temo nessuno dei due, ma sono portatore di una prospettiva radicalmente contraria alla loro.